Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 13 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Dall'amicizia all'amore. Salto in lungo. Se per trasformare una bella amicizia in una storia appassionata ci manca ancora qualche metro. Oggi vi dimostrate esperti in salto in lungo, bruciando con una mossa tutte le tappe. Sorpresi voi più dell'amico barra divenuto improvvisamente amante, vi guardate stupefatti, chiedendovi senza fiato se sia successo per davvero. A volte la caipirina a mezzanotte fa brutti scherzi e ora forse la lucidità non appare tra i top 10 delle vostre buone qualità. Segreti faticosi da mantenere, ma in un ambiente pettegolo come può esserlo un ufficio, un centro estetico o una palestra, conservarli diventa gioco forza. Ne andrebbe della vostra immagine. Al volante non correte come in F1, voi guidate bene, gli altri chissà. Obbligo di riflessione sugli eventi passati che dovrebbe generare prudenza e buon senso. Molti consigli che arrivano da più parti, ma anche nella scelta di quello giusto bisognerà essere prudenti e attenti. Potrebbero esserci noie legali o giudiziarie legate al vostro passato. I single hanno bisogno di un periodo di profonda riflessione sul loro passato e scorgere negli errori commessi le ragioni dei loro insuccessi. Oggi non sarete dell'umore giusto per fare delle scelte radicali, sarà importante rinviarle e attendere che passi questo periodo di incognite. Correte se è vero, ma in modo disordinato, verso la vostra meta, oggi sarebbe il caso di affrontare seriamente almeno due problemi che vi affliggono e tentare di risolverli per quanto possibile. Oggi non abbiate particolare apprensione per le vicende amorose, purtroppo Urano e Venere non vi daranno tregua e le vicende saranno piuttosto alterne, ma non disperate poiché tutto si ristabilirà presto. Oggi tentate la fortuna con piccoli tentativi. In particolare i nati di sabato potrebbero avere piccole fortune e vincite. Se dopo i primi tentativi non cogliete al volo la fortuna non tentatela per altri 7 giorni consecutivi. Oggi riceverete con ogni probabilità una gran soddisfazione, una piccola rivincita con chi vi ha da sempre maltrattato. Non infierite però. Nel bene e nel male dovrete fare i conti con la realtà, se avete bisogno di un prestito. Sceglietelo tra quelli più convenienti e le cui condizioni rispettino non solo le vostre esigenze ma anche le vostre disponibilità. Non fate passi più lunghi delle vostre gambe. Dinamismo, grande comunicativa e tanto fascino. Vorrai comprare cose nuove. In serata, l'amore sarà entusiasmante. Oggi la luna potrebbe favorirvi in amore, non sognate però ad occhi aperti ma sfruttate le piccole emozioni per preparare la strada alle grandi. Se gli altri vi rimproverano di essere dei sognatori in amore, non vi curate delle loro critiche, piuttosto approfittate di Venere che guarda dalla vostra parte per organizzarvi al meglio e ottenere il massimo dei risultati. La vostra vita sociale oggi va a gonfie vele, Marte congiunto in Bilancia e il duo Luna, Venere in Leone tifano per voi e vi promettono successi mondani. Da tenere d'occhio saranno i rapporti familiari, dove forse sarà richiesta una vostra presenza più assidua e un impegno quotidiano decisamente più concreto. Con il vostro entusiasmo, la vostra tipica capacità di coinvolgere le persone, anche le più vicine e a voi care, riuscirete nell'impresa. Luna amica in sestile e con gli amici, sia sul lavoro, a scuola, nella vita privata, sarà un piacere ritrovarsi, commentare la situazione attuale, nel mondo, nel bel paese o nel piccolo del vostro entourage. Il confronto critico è sempre ben accetto, insegna ad ampliare la visuale delle cose. Amore ed Eros. Nella sfera delle amicizie qualcosa è in fase di cambiamento e lo sapete bene, sentite la fiamma della passione divampare per qualcuno che conoscete da anni. Era un semplice amico, simpatico, complice, ma nulla di più e invece ora. La vita è ricca di sorprese, seguite l'onda senza opporre resistenza. Nuovi entusiasmanti amori possono sorgere all'orizzonte e regalarvi momenti di rara passione. Plutone vi ostacola, ma un bell'influsso celeste di Marte vi favorisce se appartenete in special modo alla prima decade della Bilancia.
Aprite il vostro cuore e non vi trincerate dietro scuse di impegni lavorativi ed interessi concreti, che appariranno da subito piuttosto improbabili alle orecchie di chi vi ascolta. Lavoro e denaro? Oggi la logica è andata in vacanza, lasciatela fare, anche a nostalgia del relax. A compensarla un intuito prodigioso, le vostre antenne seguono la giusta direzione, sicure di non sbagliare. Competitività quasi scontata da parte dei colleghi, ma dagli amici proprio non ve lo sareste mai aspettato. Un po' di preoccupazione per le finanze, la bolla cinese ha lasciato il segno, per fortuna gestiti con oculatezza i vostri conti sono in salvo, tuttavia quando qualcosa comincia a incrinarsi, tutti imboccano la china discendente, incrociate le dita. Una luna in leone quasi magica, vi aiuterà nell'attività lavorativa dove darete prova di una capacità di concertazione addirittura geniale. Perché il vostro autentico talento è quello di saper creare l'accordo o meglio costruire veri e propri ponti tra le persone. Questa ipotesi previsionale appare più centrata e valida se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 9 di ottobre. Benessere. Più sensibili all'ambiente, vi basta una vibrazione pesante o negativa, un luogo denso di ricordi o la vicinanza di persone stanche o depresse e subito cambiate umore anche voi, senza una ragione personale, solo per puro contagio psichico. Aiutino dal mondo minerale, un'ossidiana portata all'altezza del plesso solare. Denaro. Sapete destinare le vostre risorse in base alla tecnica della suddivisione dei rischi, specie se nati nella terza decade. Non mettete tutto in un'unica banca, ma distribuite i vostri risparmi in diversi ambiti. Non ve ne pentirete. Per lei, voglia di una passione estrema, forti emozioni, sesso. Dovete solo augurarvi che lui vi legga nel cuore, ma se non fate trapelare nulla. Dovrebbe essere Nostradamus per indovinarlo. Per lui, gara sportiva leale, così vi piace combattere tra amici, in battaglia come sul campo da tennis o da golf, chi vi ama vi applaude e vi appoggia incondizionatamente. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.